Ciao, ciao Massimo, un abbraccio a tutti. Due ospiti graditissimi in attesa che Katia Nicotra si degni e ci raggiunga. Due ospiti graditissimi, noi passiamo la prima mezz'oretta circa con loro, anche qualcosa meno. Sandro Sabatini, Stefano Salandini di Tutto Sport. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao, grazie a voi, tutti e due. Massimo, Luca, buongiorno. Buongiorno. Grazie davvero di essere. Grazie davvero di essere. Tutto Sport, tutti e due. Ah, quando voi non eravate ancora nati. Per oggi mi hanno detto, vergogna inviti Sabatini, ex addetto stampa Inter, mi hanno messo la foto con Sabatini più giovane, devo dire, altrettanto sì, affascinante con la cosa detto stampa Inter. Devo dire, noi mostriamo la nostra grande, grande apertura, addirittura invitando l'ex addetto stampa Inter. Peraltro lì però, così da un assist subito, annunciavo le dimissioni di un allenatore in quella foto lì. Ah, okay, che era un classico, che era esatto, un classico ai tempi del... Allora ragazzi, sfruttiamo questi... Però, non so se avete dato il link che ho dato, l'assist, capito? Annunciavo cambio allenatore, di una... c'è aria di cambio allenatore ragazzi, subito la bomba di Sandro Sabatini. Scherzi a parte, facciamo così, io comincio, subito chiedo a Stefano e così poi andiamo da Sandro e li facciamo anche dialogare tra loro. Stefano, io ti ho visto in questi giorni scatenato su vari temi, ti ho visto su Orsolini, la plusvalenza Orsolini, sul discorso delle dichiarazioni anche in federazione, su Osimhen e tutto il resto. La partita di ieri tu l'hai definita, parto da qua, brutta, brutta tecnicamente a tutte e due le parti. Ci fai un tuo sunto, Stefano, e poi andiamo da Sandro. Sì, una bruttezza esasperante. Ero a Bergamo ieri e il primo tempo è stato sconfortante, perché cioè, tu respirai proprio la mancanza di qualità, non i giocatori, lascia stare gli allenatori, perché poi infatti appena è entrato Muriel, che è uno che c'ha roba, è cambiato il panorama, perché alla fine noi cominciamo, la meniamo con questa cosa del correre, 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 ma come diceva Valdano, tu puoi correre più forte degli altri, ma quando arrivi sul pallone il tuo lavoro deve ancora cominciare, perché c'è sta roba lì che è la palla, che condiziona tutto, e se sai trattarla bene vai fuori, vinci, cioè esci dai guai, se non la sai trattare sei sempre lì a mestare questa roba. Metti insieme le difficoltà di una Juve che non aveva, che ha una coperta cortissima, se tu le togli, come dire, il rabocco, che sono gli attaccanti, due centrali che permettono di salire, di fare. E un'Atalanta che gioca così di pressing, di aggressione, è diventato veramente un minestrone insopportabile, soprattutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è calato un po' il ritmo, si è visto qualcosina, ma una roba... No, poca roba, poca roba. Sandro, tu il dibattito lo conosci più di ogni altro, sai bene che se invitiamo Sandro Sabatini qua ci dicono ma allora oggi volete difendere Allegri, sai come funziona la questione, tu lo sai e giustamente te ne freghi, però noi chiediamo anche a te. E ieri a Bergamo, prima Luca ha fatto un approfondimento tattico, punto trovato, punto cercato, cos'era, che punto è quello di ieri, che partita è? Allora Massimo, un quarto d'ora fa mi è venuto in mente un nuovo format che secondo me sarà una lezione di giornalismo, lo dico per tutti i colleghi che iniziano a fare i giornalisti sui social, come io da ragazzino iniziai a fare il giornalista a Radio Montecatini e Tele Montecatini. Adesso le nuove radio e televisioni locali sono gli account social in varie forme, su varie piattaforme. E la lezione di giornalismo, non sono un presuntuoso, dico per sintesi, la lezione di giornalismo è di una stessa partita, di uno stesso evento, fare il commento in chiave positiva e il commento in chiave negativa, visto da destra, visto da sinistra. Allora, la partita di ieri, sulla quale io concordo con Stefano Salandini, non ho avuto la fortuna di vederla dal vivo, ma l'ho vista comunque sul telefonino, l'ho vista, è stata una partita obiettivamente brutta, ma è brutta, giocano in due, è brutta. Allora, commento positivo, supponiamo che gioca l'Inter di un allenatore che va, Inzaghi, che adesso viene apprezzato, supponiamo che gioca... Che giochi, dai, ditemi un allenatore, Guardiola, De Zerbi, quello che ti pare. Allora, squadra, la difesa solidissima, ha ottenuto quello che voleva, sto parlando di Juventus, no? Squadra solida, ha ottenuto quello che voleva, sembrava rinunciare ad offendere, ma in realtà si muoveva con grande attenzione, conservando l'unità dei reparti, un punto indubbiamente guadagnato in uno scontro diretto in trasferta, e con questi risultati che si fa poi i conti a fine stagione quando c'è da tirare le somme. Sono quei punti che a fine stagione ti salvano. Sono quei punti che a fine stagione. Sandro,
che se, senza dimenticare Sandro che si è messo più l'accento sull'assenza di Scamacca, se ci fosse la Scamacca, che su quella di Vlahovic. Esatto. Continuiamo col commento allora in chiave positiva, anche l'attacco, solo Chiesa si reggeva sulle spalle l'attacco, gli ultimi 20 minuti quando la squadra è andata in difficoltà c'era in campo 2005, bravo, ma comunque sempre un ragazzino del 2005. E in ogni caso Gatti si è ripreso dopo gli svarioni di Sassuolo, Bremer è sempre una certezza e poi soprattutto c'è un portiere assolutamente ritrovato in tutto il suo valore che è Szczęsny. Commento negativo. La Juventus pensa solo a difendere, l'atteggiamento era sbagliato, ha corso dei rischi, si è fatta palleggiare in faccia dall'Atalanta, la mentalità è quella del calcio di 30 anni fa, come si fa a dire che non c'è qualità a centrocampo quando ci sono Fagioli, Locatelli e Rabiot? Se Rabiot è questo è perché comunque è evidente che si è rovinato e gioca come i primi anni, Locatelli è riconoscibile, Fagioli non è più il talento dell'anno scorso, McKennie sulla fascia non è buono a nulla e Cambiasso l'ha rovinata Allegri. Conclusione, quando la Juve vince è merito di Magnanelli, quando la Juve non vince è colpa di Allegri. Io dico ragazzi, io ora l'ho buttato anche un po' in parodia e spero che tutti, anche quelli che stanno guardando, la colgano con un sorriso, però io se mi ci metto, Stefano lo sa, Stefano può confermare, se mi ci metto scrivo un 70-80 righe ampliando tutti questi concetti e vengono fuori due partite diverse, ma la partita è stata la stessa, ecco questo dico. E invece da parte dei tifosi juventini, e qui voi due che pure siete tra i leader, parla a noi qua Luca, a noi leader, sì, a voi due leader vi dico ragazzi, lo so che è molto più clickbait Allegri out, però in certi momenti bisogna anche essere, come dire, coerenti, perché altrimenti pausa di suspense, altrimenti si fa fretta a di il Sassuolo è una squadra di buono a nulla, vuoi mettere Boloca con Locatelli e dopo tre giorni a di il Sassuolo è una squadra forte, Ma io qui ho visto una citazione, o sbaglio? C'è una citazione di qualcuno, o sbaglio, ragazzi? Sta citando, ragazzi, qualcosa che è accaduto qualche giorno fa alla Bobo TV, cioè dove Sassuolo Juve si è detto, ma come si fa a farsi dominare a Boca? Questa non l'ha isolata però, ragazzi, perché poi vanno tutti gli shorts che diventano virali, questi fatemi una cosa isolata, perché non voglio casini. Siamo troppo famosi. Ne abbiamo avuto uno poche ore fa. Di Claudio Zuliani, attaccato selvaggiamente. Poi ne parliamo magari dopo, quando non siete più voi due. E Stefano, io ieri ho detto a Pressing, e Sandro Sabatini ha detto sono arrabbiato con te. Io ieri ho detto, no, scherzi a parte, tu devi sapere, Stefano, lo sai, un po' ci conosci, qua non sono previsti pregiudizi positivi, negativi, gli out non vanno di moda, vanno di moda analisi libere. Allora io quello che ho detto ieri è, in generale sulla Juve conosciamo benissimo il contesto, dei 9-10 anni leggendari e ci prendiamo un momento così, in più processo, non ci sono soldi, il mercato, squadre, tutto questo io lo conosco e non me lo scordo. So bene che se andrà via Allegri domani un nuovo allenatore, per me, questo è il mio parere, non fa nessun miracolo perché c'è una società che si deve assestare, ci sono mille cose che non vanno, quindi questa è la mia premessa sul contesto. Detto questo, quindi non sono io quelli che dicono mamma mia, metti italiano là e vedi che Juve è. Devo dire, io quello che chiedo ad Allegri, ieri ho detto un brivido ora, ma non è per dire andiamo a fare quattro pari, che sennò chiamo Zeman e non sono sicuramente più contento. È benissimo anche dire pubblicamente i primi quattro posti. Ma qualcosa, un motivo in più per vedere queste partite e non limitarci a dire bene abbiamo pareggiato, cioè provare a dire tre sono più forti, ma noi attenzione perché non abbiamo coppe, perché dove... non lo so, c'è qualcosa che può andare verso un po' di entusiasmo, Stefano? Lo sta dicendo dall'inizio, attenzione, ce ne sono tre più forti e noi lottiamo di gruppo per arrivare dopo loro tre, lo dice dall'inizio della stagione Allegri sta roba, poi ascolta. Se tu vuoi vedere della roba, ora è scoppiato il caso McKennie, no? C'è il papà di McKennie che spiega che McKennie deve giocare mezzala. McKennie, e lo buttavano nel bidone dell'umido, cioè non lo voleva nessuno, è retrocesso con Leeds in Premier, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè alla fine nel calcio sono le categorie, voi fate sempre la prova, cioè, guarda, quando io seguivo il Toro ho fatto di tutto, un po' come Sam.
c'era il direttore sportivo Mazzolo, sono stati anni bellissimi con Sandro. Ciao Katia, benvenuta. Ciao ragazzi. Ciao Katia. Ciao. Scusate per il ritardo, ma il mio computer mi ha abbandonato. Allucinante, ragazzi. Allucinante. Allucinante. Benvenuta. Ciao Katia. Un raggio di sole in questo grigio. In questo grigione. vai, Stefano. Dicevo, è Sandro Mazzola, mi spiegava sempre, devi fare un giochino, ma facile, facile. Fai 11 contro 11 e vedi quelli che prendi da una parte e quelli che prendi da quell'altra. Degli 11, nell'Inter o nel Milan, chi prendi alla Juve? Chiesa, certo. Se però vuoi giocare con gli altri, se no lo lascio alla Juve. Se no deve avere il pallone lui da solo, come ieri. Perché Chiesa, ieri, che pure si è corso, ha perso una palla sulla tre quarti sua quando l'Atalanta spingeva, che se io sono Allegri, entro in campo lo prendo a calcio in culo. Perché ragazzi, no, calcio è un'altra roba, è una roba seria il pallone. E prendo Rabiot sta bene, ma Rabiot non ha fatto la preparazione e crescerà Rabiot, diventerà giocatore. Poi ti piglio. E lo chiedo Stefano, io faccio in questi 20 piglio? Minuti no, faccio, no, me lo dovete dire voi. Faccio l'avvocato del diavolo. 11, perché sennò, 11 a fight, la panchina lasciamo pure stare. Ti dico, no, ti dico una cosa Stefano, ti chiedo, Bremer che al Toro si contendevano Inter e Juve è così inferiore. Ma quello... un altro sport al Toro e alla Juve. No, lo so, però dico è così inferiore alla coppia Darmian Acerbi e... cioè se la Juve avesse Darmian o Acerbi diremmo mamma mia. Darmian e Acerbi sono protetti da un altro centrocampo. Cioè, ah, appunto, no, dico, no, allora parliamo di tutto. Non è che arriva Bremer nella Juve e cambia il mondo. Poi Bremer gioca in un altro modo col Toro. No, lo so, però Stefano, la mia domanda iniziale infatti era, premettendo che qui non siamo quelli che dicono rosa stellare o rosa da ultimo posto, ma tutt'altro, analizziamo serenamente. Quindi premesso questo, io chiedo, ma quel po' di, non so, di entusiasmo, di speranza, di brivido, non dico di divertimento che è una parola pericolosa perché io preferisco sempre vincere, però dico, non è un tema secondo voi anche per riscaldarci. Questa squadra anche ieri questa squadra ha dimostrato di avere, come dire, io l'ho chiamato fakirismo, cioè la capacità di stare dentro al campo, che non è mica una roba facile, perché se tu fai come a Sassuolo ieri sera puoi prendere l'imbarcata, perché giocavi a Bergamo, non è che giocavi da un'altra parte. L'Atalanta è una roba in casa propria che fa paura, che fai fatica a vincere, che a Milano è quasi 5 pochi non tanto tempo fa, cioè, giocavi a Bergamo, una squadra che stava bene, che ne ha vinte tre di fila. La Juve ha dimostrato che questa roba di sapere stare in campo non è un dettaglio, perché tutti gli amici De Zerbi, o loro a cui piace De Zerbi, io non sono amico nemmeno, mai conosciuto in vita mia, e li vedo che scriva, quando ne prende sei spariscono. Ma non c'è dubbio, però questa Stefano, scusa, me lo dico anche a Sandro, poi pregherei Luca e Katia di intervenire. Però volevo rubarti le battute. Dico anche a Katia, che è entrata dopo, che loro stanno ancora un quarto d'ora circa con noi, quindi sfruttiamo loro in questa prima parte. E Sandro, lo chiedo anche a te ora, sai che pressing è sempre difficile per argomentare, tanto più che si è tanti, io da Roma non riesco a concludere. Ti chiedo, ma tu percepisci un po' questa cosa che dico io? Cioè il fatto che qualche motivo in più, non so, per passione, al di là dell'amore per la nostra squadra, è tutto, è ovvio quello, ma darci un motivo in più di dire sì, siamo inferiori a quelle tre. Ma oppure a Sassuolo, a Bergamo, è vero, mancano Vlahovic e Milik, ma magari alla fine, e invece sono là a sperare nello 0-0, punto, a sperare di arrivare quarto, punto, non ho altro. Sandro, dimmi la tua. Allora, intanto una parola su Bremer. Bremer sta facendo un buon campionato fino ad ora, diciamolo. È molto criticato dagli Juventini, sappi, è molto criticato dagli Juventini. Bravo. Juventini criticavano anche, che ne so io, come si chiama? Stefano. Ascolta, Sandro, scusa, ma anche c'è questa roba, no? Io non sono tifoso, non ho mai seguito la Juve fissa come gli ultimi anni e mezzo, però mi rendo conto che c'è una dinamica tifosa abbastanza patologica e parossistica, perché non è che tu puoi sempre pensare di essere i Savoia del Regno d'Italia, a volte ogni tanto sei quelli che hanno perso il trono e devono riconquistare, cioè ci sono le storie nella vita, cioè non è che sei sempre quelli che... Cioè, voglio dire, ma oggi se la Juventus avesse Sivori e c'è qualcuno che si lamenta perché non si tira sui calzettoni, io ve lo dico, è così. Bravo Stefano. Allora, Massimo, Luca e Katia, ascoltatemi bene perché voi siete i portavoce poi. La scintilla, tu dici, deve arrivare dalla squadra. Questa è una squadra giovane, questa è una squadra che ha un'età media di 25 anni. E la scintilla, io ve lo rovescio. La scintilla, l'entusiasmo, la forza, lo spirito, la spensieratezza, in teoria dovrebbe arrivare dal pubblico, dovrebbe arrivare dai tifosi.
la Juventus è in una situazione che peraltro storicamente è successa anche al Milan, anche all'Inter, secondo me in maniera così forte no, ma è successa anche ad altre squadre, in cui i tifosi, che siano sui social, che siano in televisione, che siano allo stadio, vanno lì per criticare. E tu a una squadra, vuoi che una squadra tiri fuori la scintilla quando ci sono i tifosi che, se provi un dribbling, sottolineano con i fischi? I tifosi che aspettano il primo tempo si sgolano per fischiare? Ma come fa a venire una scintilla? Gioca te Luca Monblano al posto di un Fagioli qualsiasi, se, capito, dice la giocata, e se non mi riesce mi arrivano i fischi. La scintilla deve arrivare dai tifosi. Ragazzi, Luca, è inutile dirlo, perché ora non è che ci si conosce, non siamo amici e tutto quanto, ma tu avevi un trionfo sui social quando abbassavi le percentuali sulla permanenza di Allegri. Cioè, capito? Dice 4,85. No, devo dire... C'è da sperare di più. Sei andato a 4,85. No, Sandro. C'è di più. Dice, il giorno dopo 3,98. Ale, grande Luca, forza, andiamo a vincere. Ma ragazzi, ma che siete impazziti? È la squadra che deve dare la scintilla. Sono i tifosi che guarda, Sandro, non vogliono la scintilla. Sandro, mi sento di dire una cosa che in parte smentisce questa tua tesi, nel senso che noi, anche tu adesso stai personalizzando su Allegri, perché lo stesso identico, te lo dico perché l'ho vissuto con le percentuali dell'esonero di Sarri, e l'ho vissuto uguale identica per le percentuali dell'esonero di Pirlo. Poi quello di Allegri quest'anno non siamo arrivati allo 0%, non è arrivato, ma non è sempre contro Allegri o pro Allegri, anche no. Tu in questo caso, ti dico, il seguito che ebbe il crollo delle percentuali di Sarri addirittura surreale fu assolutamente pari, quindi il pubblico della Juve è ipersensibile, quasi qualunque nome metti da un certo punto in avanti. Poi è chiaro che Allegri però non lo personalizzerei su Allegri, Luca, non lo personalizziamo su Allegri, va bene, sono io il primo a dirlo che non lo personalizziamo, però non personalizziamo in generale nessun allenatore in maniera divisiva, in maniera polarizzata e in maniera, secondo me, anche surreale. Vi faccio un esempio, proprio nominando Sarri e Pirlo, ma arriva di tutto. La Juve di Sarri aveva vinto lo scudetto. È la Lazio di Sarri che sta facendo. È la Juve di Pirlo, però aveva vinto due titoli. È la Samp di Pirlo che sta facendo. Cioè, no, smettete. Poi, ragazzi, non faccio il giornalista, anche il provocatore delle volte nei talk show, quindi sono il primo poi a godere anche di tutte queste discussioni. Però smettetela di pensare che sia l'allenatore, sia uno di voi che state guardando, non che avete passato la vita con il joystick e la PlayStation. Non è il calcio, un calcio non è il videogame che comanda quello con la PlayStation. E il calcio, se permettete, non è neanche il fantacalcio, in cui oggi alla radio, tanto per dire, ho sentito uno, dice basta, dice Allegri, deve, come fa a continuare una partita come ieri col 3-5-2? Doveva mettersi 4-4-2. E io ho detto, perché? Ma si è fermato un attimo? Si è fermato, però. Eccoti, aspetta, Sandro. Intanto, Stefano, se vuoi concludere, e poi Katia vorrei una domanda anche lui e lei, così facciamo. Guarda, devo dirti, io purtroppo faccio un po' fatica, o per fortuna. Ciao, bentornato, Sandro. Ciao. Faccio un po' fatica purtroppo per fortuna a seguire questa logica di tifoso, perché non essendo mai stato tifoso in vita mia, un pochino della Provercelli da ragazzino, ma non conta. Ero troppo piccolo e faccio un po' fatica a queste logiche, e quindi mi concentro più sulle questioni tecniche, un po' troppo a volte meno empatiche e passionali, e quindi davvero ho la sensazione in questa fase storica della vita, mi sembra di seguire il toro, c'è questa roba, i giovani, questo non va bene, questa coazione a distruggere continuamente. È davvero guarda, allora io farei così, siccome voi avete 5 minuti, a parte ci piacerebbe tanto continuarlo questo dibattito, no, ma avremo modo, dai, un'altra volta, no, esatto, io do la parola a Katia perché 5 minuti voglio che sia lei con voi a interagire. Chiudo solo dicendo, secondo me però voi, torno anche su Luca, avete mi sembra che stiate rispondendo, e vi capisco,
a un assalto social, non nei vostri confronti, giusto, cioè tutti per i giovani, tutti con... cioè qua facciamo un'altra analisi, noi chiediamo solo ogni tanto una piccola speranza in più, siamo la Juventus, di ambire una cosa, solo questo, niente di più. Ma la vittoria in casa contro Lazio, che ti ha dato? Sì, siamo tutti, eravamo felici, però una sera eravamo felici. Ma è una partita, però... non è che è sempre uguale. No, certo. Allora, cioè, voglio dire, allora quelli dell'Inter che vinca il derby 5-1, perde in casa con Sassuolo, si devono buttare di sotto dal terzo anello. Ma non funziona così. Ma la conferenza, là c'è la scintilla. Noi, io questo chiedo solo. Dio, allora, ragazzi, è un percorso diverso. Tu hai la scintilla perché stai facendo quella roba con la Lazio che è in Champions. Che... E tu fai un percorso diverso perché c'hai dei giovani, perché devi risparmiare, perché... Ma ragazzi, ma veramente, ma McKenny, ma dove gioca? Cioè, McKenny non gioca nelle prime 5 di 10 di Serie A. Cioè, ma, ragazzi, ma dovete farvi rendervi conto che ci avete. Cioè, Fagioli, un calcio vero, una Juve vera, Fagioli, non fa neanche il sesto. Cioè, se no non ci capiamo. Però, cioè, ma... però scusa, Stefano, guarda, io dico questo. Sicuramente dovessimo fare l'analisi uno a uno tra le speranze o l'idea che ha il tifoso del singolo giocatore. Però devo dire che sei talmente esperto e anche, diciamo, ne hai viste talmente tanti di cicli, di cose, che ci sono Juve che hanno stupito, alcune volte vincendo addirittura, altre volte magari, è successo anche alla Juve di Zoff, di non vincere cose importanti, ma di stupire, insomma, la Juve di Conte. Se partivamo con la lista di Estigarribia, non può giocare neanche, non giocherebbe forse neanche nel Sassuolo, vero? Ma infatti non giocava nella Juve Estigarribia. Come? Infatti non giocava nella Juve Estigarribia. Come non giocava? Certo che giocava. Vabbè, giocava lui o De Ceglie a sinistra quell'anno lì, non è che c'era vabbè, comunque no, sì, però comunque, all'epoca Bonucci non poteva circolare dopo un anno di Juve. Chiellini forse è un difensore che doveva, insomma, una buona riserva, e Grezzo forse deve tornare a fare il terzino. Pepe, ma all'epoca lo scarto del Milan, è ovvio che io non voglio fare qualunquismo riprendendo la Juve di Conte, ma ricordo tante Juve che possono stupire il proprio tifoso, magari non attraverso la vittoria, ma attraverso la prestazione, attraverso il singolo risultato, attraverso un percorso che in questo momento sembra di nuovo un po' col freno a mano, perché lo dico sulle ultime due, Lecce e Atalanta. Vai Luca, 30 secondi perché dobbiamo andare verso la chiusura. Però la Juventus, ragazzi, che ha iniziato a tirare di nuovo tutto indietro, quasi cercando di mettere il salvagente per il quarto posto, mi sembra un po' presto. Allora aspetta, io sono, Luca, un attimo. Sono io il primo a dire il quarto posto è fondamentale. Aspetta Stefano, aspetta Stefano, le ultime due partite che hai citato tu non c'era il centravanti, se no non capiamo. Allora aspettate un attimo, facciamo così, siccome abbiamo tre minuti e Sandro veramente poi gli comincia una cosa, ce l'ha detto espressamente. Tutti in the box. Facciamo così, tutti in the box comincia. Devo fare la pubblicità anche. Tutti in the box, sì, ma noi... Altra pubblicità. No, stai buono. Stai buono. Mi risponde altra pubblicità. Sì, però... Ho aperto il canale YouTube. Io questo anche. Sì, questo mi piace. Sì. C'è anche l'altro, però l'altro è mentre noi siamo in diretta. Poi c'è che non sono social, sei un ragazzino. Poi... Allora facciamo così, siccome abbiamo due minuti circa, io direi, Katia, se puoi fare un intervento anche breve, una domandina, rispondono al volo loro. E no, poi... più che la domandina, io ho ascoltato attentamente, insomma, il dialogo che c'è stato al momento tra Sabatini e Salandin, Luca, insomma, però a mio avviso, al di là poi della mediocrità, della qualità scadente di alcuni giocatori, la partita di ieri evidenzia la mentalità ormai da provinciale di questa squadra, secondo me è innegabile, perché io non sono d'accordo quando si dice sì, però con l'Atalanta non potevi fare altrimenti se non rischiavi un'imbarcata. Sulla carta forse sì, e questo è un discorso che può valere o per chi non ha vista la partita e quindi si limita dopo a guardare il risultato finale, o chi non è abituato a vedere, insomma, la Juve in una certa maniera. Io ieri ho visto onestamente una Juve molto passiva, molto remissiva, che non ha mai provato a vincere davvero il match, anche perché poi l'Atalanta, è vero che nel secondo tempo ha avuto sicuramente molto più garra, è stata molto più aggressiva e fisica, poi noi soffriamo queste squadre qui, ma è altrettanto vero che nel primo tempo non è che avesse fatto chissà che cosa oltre al possesso territoriale, ha avuto un possesso territoriale importante, superiore al 70%, ma non è mai stata pericolosa, al di là poi dell'occasione della, di Tappacosta. Fase difensiva della Juve. Allora un attimo. Come? Solo facciamo così, siccome Sandro, siccome... della fase difensiva della Juve. Io vi devo lasciare. Allora la foto, siccome aspettate, siccome Sandro ci deve veramente lasciare proprio anche Sandro, vai pure, chiudi tu.
Katia, è tutto molto bello quello che dici, ed anche mi sento anche di volerlo condividere. Io però ti dico soltanto, purtroppo sono vecchio, quando c'era la foto dell'Inter ero molto più giovane, garbavo anche molto di più, evidentemente mi stavano anche a sentire di più. Io adesso mi viene in mente una vecchia battuta di un allenatore che si chiamava Pesaola, che disse: domani come giocherete? Giocheremo tutti all'attacco. Sicuro mister, giocheremo tutti all'attacco. Il giorno dopo tutti in difesa. E dice: mister, come mai? Ci hanno rubato l'idea. Ecco, cioè, c'è anche l'avversario, c'è anche l'altra squadra. Katia, giocare tutti attaccare l'Atalanta non è una cosa semplice, soprattutto non riesce, delle volte sembra che non ci hanno provato, ma in realtà non ci sono riusciti. Bravo, è una differenza sostanziale. Però quanti passaggi indietro, Sandro? Perdonami. Con l'Atalanta facciamo una cosa, io non sono un discreto giornalista, non sono sicuramente un profeta. Quando l'Atalanta ha finito di giocare in casa con l'Inter, il Milan e il Napoli, ci ritorno qui a Juventus e mi dite le partite pure di Inter, Juve. Pure prima Napoli. Torni, Sandro. Fermo. Ultima cosa, ultimissima cosa, ragazzi, Salernitana-Inter, voi l'avete vista? No. Sì, io l'ho vista, e fino al 58esimo l'Inter veramente stava un po' soffrendo la partita. Io non ho visto un po'. Poi, poi al 58esimo c'è stata una palla bella in profondità messa bene. Lautaro ha fatto lo scavetto. Per me anche Ken sa fare lo scavetto e può far gol. Però una piccola differenza che delle volte invece supponiamo Ken o Chiesa o Miretti o Rabiot, qualcuno magari fa lo scavetto, para invece Ochoa e la partita diventa un'altra partita con altri protagonisti. Cioè ci sono anche gli avversari e ci sono le qualità dei singoli giocatori. Tutto qua. Poi vi lascio e spero tanto di ritornare. Intanto grazie mille, sei a piacere, per noi il dibattito è bello, si stava un po' infiammando, ci piace molto ascoltarti. Grazie Sandro Sabatini. Grazie ciao a mille. Tutti, ciao. Stefano, anche tu ci avevi detto una mezz'oretta. Sì, però... no, vado anch'io. Ma io capisco, ma lo stesso Allegri ieri sera ha detto, ma si vedeva, che ti fa chi cambia a ripartire, perché poi quello contiene e riparti. E tu anche lì, parliamo. E si gioca con un pallone solo. E se a Chiesa ne dà uno a lui e uno a Ken, e non ce ne sono tre. Giocano un pallone solo. Se io c'ho Milik che fa sponda, fa salire, se io c'ho Vlahovic che comunque tiene più palla e faccio un'altra partita, cioè non è che si può. La coperta della Juve in questo momento è corta e la Juve è questa roba qua. Ma la Juve, Stefano, questo è il massimo. Appena sale il livello. Però quindi, Stefano, la mia domanda è: faticano, cioè ve lo ricordate Fagioli nella semifinale a Siviglia? Io ero là. E Fagioli siamo in finale a Siviglia e sembrava la pallina in mezzo al flipper. Però lo sembrava anche Di Maria, lo sembrava anche quello, quell'altro, questo è il nostro dubbio. Cioè, cosa sta facendo adesso Di Maria in Portogallo? Bene. Ma ha fatto due partite. Beh sì, però ha segnato quasi tutte le partite. Ha segnato due partite, sennò vai. No, ha fatto tanti gol, però dico al di là di questa cosa di Di Maria o dei singoli, cioè il mio dubbio rimane la stessa domanda, Stefano, che facevo all'inizio. Siamo tutti consci che non sia una super rosa, almeno qua tra noi quattro. Siamo consci che verosimilmente non è l'anno in cui dire scudetto, ok. Ma non è rimane... anche lì, per quando qualcosina in più. Sei tra le prime quattro, non lo sai, comunque arrivi secondo, non lo sai, quegli altri hanno le coppe, tu noti, crescono i giocatori, la consapevolezza. Magari a dicembre prendi uno che ti fa quello che doveva fare Pogba, c'è anche sta robina, Pogba doveva fare delle robe e non ce l'hai, perché se io magari metto dentro Pogba ieri sera, mezz'ora mi fa quello che mi fa Muriel, per dire. E se no non ci capiamo. E sui giocatori, ragazzi, la differenza la fanno i giocatori. Se no, prendo il più bravo. E se io sono uno che ha una grande squadra, una squadra che deve andare a vincere, prima... a parte forse Real Madrid o il Barcellona, ma se tutte le altre, dico al mio allenatore, come fa Guardiola, sistemiamo la difesa, tu sistemi la difesa, poi i più forti davanti te li compro io, puoi andare anche in vacanza e loro giocano. Funziona così. Allora Stefano, intanto ti ringraziamo tanto, per chiudere proprio io ribadisco quello che diceva Luca prima, però solo per chiudere, circa quello che abbiamo detto io, Luca e Katia, credo in questo breve contraddittorio che abbiamo cercato di fare per fare un po' anche di dibattito e questa cosa, cioè la Juve ci ha abituato, almeno da quando noi la tifiamo, la seguiamo e tutto, a non essere necessariamente la più forte delle altre, né la più ricca spesso, né la più spendacciona, abbiamo visto mille volte anche negli anni del Milan, la Juve della Triade doveva stare, ma anche i primi anni della Juve di Agnelli,
chiudeva in attivo, quindi ti anticipo perché devo andare, ma è su questo che sbagliate, perché anche ieri sera la Juventus, ero là, li ho visti giocare, cioè non ha regalato un metro, ci ha fatto quella, era quella sporca maledetta domenica, non ha regalato un metro, cioè è andata oltre i propri limiti anche ieri sera. E su questo ieri sera. Comunque questo, Stefano, intanto cioè, grazie, la Juventus è andata oltre i propri limiti. Intanto grazie mille Stefano Salandini, il dibattito è giustamente, ragazzi, i pensieri sono liberi, grazie mille Stefano.